Vediamo adesso un esempio di conversione di un numero in complemento a 2. In particolare abbiamo scelto meno 11 su 10 bit. Ora, per evitare errori grossolani, dobbiamo aggiungere anche tutti gli 0 non significativi fino ad arrivare fino a 10. Bene, l'operazione di complementazione in base a 2 è un'operazione in due fasi, quindi per prima cosa dobbiamo scambiare gli 1 con gli 0 e come seconda operazione dobbiamo aggiungere 1. Per fare questo il metodo più semplice consiste nel fare così. Ecco il numero nella sua versione in complemento a 2. Ora vediamo come effettuare una somma di due numeri in complemento a 2, che non è molto diversa dalla somma tra due numeri binari normali. Quindi qui abbiamo il numero meno 11 come l'abbiamo visto prima e ho già preparato il numero meno 2 in complemento a 2. Sommiamo con le normali regole, quindi 0 più 1 fa 1, 0 più 1 fa 1, 1 più 1 fa 1 col resto di 0, 0 più 1 più 1 fa 0 con il resto di 1, 1 più 1 più 1 fa 1 con il resto di 1, 1 più 1 più 1 fa sempre 1 con il resto di 1 e così via fino al termine, tranne l'ultimo elemento. L'ultimo elemento, come sappiamo, normalmente in una somma binaria darebbe un errore, ma in questo caso è perfettamente lecito. Quindi ci limitiamo ad ignorarlo e il risultato in complemento a 2 è esattamente questo. Vogliamo adesso controllare che il risultato sia in effetti quello corretto. Quindi ripetiamo lo stesso procedimento che abbiamo visto, quindi partiamo dal numero in binario, lo complementiamo, quindi scambiamo tutte le cifre 1 con 0 e viceversa. E aggiungiamo 1 al risultato finale. Ora, trasformando questo numero in base 10, notiamo che il risultato è effettivamente quello corretto, quindi il risultato è 13, o meglio, meno 13, perché il bit più a sinistra ci segnala che è un numero negativo. Volendo, è possibile effettuare l'operazione di più 1 anche dopo aver convertito il numero in base 10, a seconda di quello che ci è più comodo.